YouTube, questa è una puntata di Until Dawn con la mia investigatrice occulto, Barbara. Lady 1. O Lady 1, che si voglia. Via. Siamo arrivati con Mike, che si è chiesto di guardare la porta. Lo sborone, in Mike. In una cosa che si sembra una mia. Ehi, Jessica! Un posticino. Che assomiglia. Sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Ah. Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Bene, allora, non lo so. Perché avete qui sotto non vedo quasi niente. Ma cazzo di miniera? Allora, spingi il carrello, eroico salta giù. Eroico, cioè, dai, non rompi. Ok, vengo io da te. Stai ferma. Ehi, tesoro, mi aiuteresti a spostare il carrello? Veramente? Sì. Mi sta seguendo. Che due coglioni, ottime palle. Dai, X, spingi sto coso, rompere i coglioni. Bene. Vai, Mike, muoviti. Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Dai, fatela. Una miniera? Ma che cazzo te ne frega? Fatela ovunque, cioè, voglio dire. Cioè, anzi. Stai sempre attenta, volevo dire sempre un pittamere perché non te lo aspetti. Cioè, tu riusciresti a fare roba in un posto del genere? Sì. No. Mi ti costa un po' di freddo che fa? Beh. Vengo! Ma vaffa. Oh, santo cielo, stai bene? Sì, sì, sto bene. Hai preso una gran bella botta. Già. Questi non sono letali. Ancora tutti i denti. C'è qualcuno letale. Che fortuna. Sì, sta attento su due cose, sta attenta qua. Vabbè, vuol dire che adesso starò. Diciamo che Max si è preso un canale da mia sui coglioni. Che bella cosa. Ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, Pustacchio. Pessimo. Strano posto per fumarsi un mozzi, come mi siano? È recente. Chissà chi è stato qui. C'è qualcuno in questa miniera. Questo posto sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Porca caverna. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No, no, sembra più una specie sì, di... Sì, ci sono anche le parti un po' divertenti. Ci sono. Porca caverna. Ma adesso dirò porca caverna. Eh? Va bene. Io ho detto porca miniera più che... Stai bene? Sì, no, non mi so per un pelo. Via polvere. C'è qualcosa di strano polvere in questo posto. Sì, vabbè, ma sì, non è meglio bene, se cioè, ce ne andiamo. C'è la polvere così. Chino, luccichino. Oh, Dagger. La mappa dei pericoli. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Vabbè, minchia. Praticamente ti ha detto che è Dagger tutto, cioè... Beh, quel posticino molto tranquillo. Ma mica va a fare. Cioè, un piumino, quello. Piumino, capito? Ma comincia. Cioè, morirebbe dal freddo. Puoi camminare velocemente con qualcuno, Ma non riesco a camminare neanche tu. Come un L1. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, ho speravo qualcosa di meglio. Comunque, te l'ho detto, quando devono correre, ci pensano a correre. Oh, hai visto prima, no? Hai visto prima, no? Però conosciuto. I precedenti. va bene, ora non fare troppo il gradasso. C'è anche una pila, sembrerebbe. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Mm,
vabbè, niente. Ti ha non è che per caso hai bevuto, tesoro? Ci siamo solo noi qui. Forse... Anche se sei prima, è passata una faccia brutta nel visore, però... Boh. Vabbè. Gentleman. Se sei di sera per arrivare di notte con la neve, non posso rifiutare. Attento, scemotto! Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Come sarà mai sto benedetto capanno che è per ora è in Querun per ora. Con tutto rispetto per i lupi. Sinceramente andare in una stanza più di solo fa un bavolito, tutta sta strada. Sì, ma ripeto, poi io vado in pallone, eccetera, eccetera. Cioè, di notte. Ovvio, scusa. Come fai a fare c'è l'atmosfera? Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia! Ok. Se le cose stanno così... Jess? Jess! Dai, muoviti, corri, coglione! Cambio di scena! Ma no! Sì. Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Non è frattempo? Non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Andiamo. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Bisogna fare qualcosa per avere un po' d'acqua calda qua. Wow. Ma che cosa è stato? Sarà immaginato qualunque cosa, lo sarà immaginato. Ti direi che l'obiettivo adesso è riuscire a far venire fuori un po' d'acqua calda. Forza, Josh, forza! Va bene, pubblico non pagare, sapete una cosa? Mi è venuto scarto, andate di sotto. Ok, sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una bella tavola spiritica.
Una cosa? Wow, hai una tavola spiritica. Sì, esatto. Divertente, no? Vuoi dire che dovremmo fare una seduta spiritica? Quelle cose sono finte, dai. Non fanno niente. No, ti sbagli. Praticamente due lasciati, è più o meno. Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Voi piuttosto vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Dai, sarà come una caccia al tesoro. Tavola spiritica. Ok, va bene. Grande, non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro? Comincio a dire i fantasmi. Apparizioni, sparizioni, vai Sam. Aiutami Ale. Perché? È un pochettino, dai. Vai. No, solo un pochettino. Allora, se segui lui, non è che gli fai chissà cosa, eh. Quando devi seguire un personaggio non ci vuole. Vabbè, lo so, lo so, però. Segui un personaggio. Sono riuscito ad assegnare. Ci mancava, la torcia. Ah, credo che un po' di tempo da soli gli farà bene. Che dico? Sbeffeggia Chris deve svegliarsi oppure lusinghiera. Sono carini insieme, no, sbeffeggia assolutamente. Vorrei che Chris si dichiarasse, ma è paralizzato dalla paura che lei gli dica di no. Non succederà mai. Che cosa? Beh, che Chris si dichiari. Conoscendolo lo farà solo con una pistola puntata alla tempia. Foto le due sorelle e il fratello. C'è scritto Josh con le tue adorate sorelle Anna e Beth. State proprio bene. Sì. Qua c'è un figurati chiuso come al solito. Io devo seguire un personaggio, non mi fa dall'altra parte ovviamente. Sai, Sam? Sì, Josh? Io volevo dirti... Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno e che sia tornata tu, Sam. No, è strano essere qui di nuovo. Avvisate. Sarò onesta. Molto strano essere di nuovo qui, ma credo che ci aiuterà a lasciarci tutto alle spalle. Perché sopravvivere? Per ora. Voglio solo che ci divertiamo, Perché tu attenta al gradino. Hai ucciso qualcuno. Credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. Quando mi è morto qualcuno. Bello così. Canetto. Bello che sei. Nano, gli piace sto gioco. È troppo pauroso. Vero? Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui... è abbastanza inquietante. Già. Aspetta un po', meglio non venirci da solo. Scaldare si inizia. Toh. Un baseball suono. Dimmi il primo che. Spiritoso. Deve essere difficile giocare a baseball nella neve. No, non in inverno, sciocca. Voglio dire, salivamo quassù in estate e ci divertivamo un sacco. L'intera famiglia al completo. Mamma, papà, le mie sorelle. Abbiamo giocato delle partite davvero memorabili sul prato con voi. Non lo so. Non si torna indietro. È la realtà, vero Sam? Va bene, devo riparare questo rottame, giusto? Ma esiste davvero sto effetto? Sì.
Scusa, poi me la puoi tenere? Cos'era? Cos'era cosa? Fammi luce qui, così vedo cosa faccio. Ehi, tieni ferma la luce, così ci vedo, ok? Sam, per favore. Che cazzo? Cosa? Non muoverti, allora è così. Non ho mai parlato di non muoverti. No, ma secondo me le regole sono un po' cambiate. No, è molto sensibile il pad. Anche solo un respiro ti dà il movimento. Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il motore. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Cos'è che ha detto che non ho sentito? Bisogna aumentare la quantità dell'acqua. No. Cazzo. No. Va bene, tu prova ancora. Calmati. Non è difficile, basta premere il pulsante quando vedi la luce. Ok, stavolta ce la faccio. Certo. Sì, che va meglio. Bene, batti il 5. Non ero pronto. Devo che finisca la scena parlata e poi diamo uno spot. Ragazzi. Sto solo facendo Josh. Eri davvero spaventata. Non ho avuto protesta. Non avevo paura. No, no, hai fatto un salto solo perché ti andava di fare ginnastica. Esatto. Accuso potresti. No, no, protesta assolutamente, non ho avuto affatto paura. Non fare lo stronzo, ok? Non ho fatto nessun salto, ho solo chiesto che cosa fosse. Mi pare una reazione normale quando senti uno strano suono in un bizzarro seminterrato. Ok, lo senti anche tu, vero? Josh. Cosa? Il ritmo è regolare, strano. No. Non ci sento nulla di regolare. Io non voglio andrò a dare un'occhiata. Andrò a controllare. Cosa? Perché? Che ti frega, fifone? No, forse c'è qualcosa. Perché non difendi il fortino mentre io controllo? Come desidera, madame. Ok signori, direi che la puntata di oggi può finire qui. La nostra pillola di investigatrice occulto barba è tutto. Bye bye. Ciao.